Ciao, allora oggi video collaborazione con la BB Craft. Allora, questo è lo stampo che mi hanno mandato, che ho scelto. Questo è il codice e adesso il kit, vedremo le cose del kit, l'usatore, poi vabbè, per il montaggio vedremo più avanti. Dentro i chiodini, le pipettine e i guanti per le dita. Allora, io devo fare dei portachiavi, quindi farò alcune lettere e vediamo cosa possiamo fare. Allora, io userò questa resina qua, della Resin Pro, la liquidissima, perché ne ho ancora un po', io devo far fare questa. Poi vi servirà la bilancia, userò i glitter o i flakes, quelli che sono, ho preso su Amazon. I colori sono arrivati e useremo questi qui ad alcol. E poi magari vi spiegherò cosa è successo in un prossimo video. Vi ricordo sempre il mio codice sconto, che vi dà diritto a uno sconto di 5 dollari su una spesa minima di 40, e il codice è Roberta5. Poi vi lascio tutto nell'info box. Niente, allora dovrebbe essere lucido, quindi vediamo cosa combinerò. Pronti via. Vediamo, vorrei provare a fare l'effetto Petri dish con questi colori che non ho mai fatto. Vediamo come sono e vediamo come fare. Poi allora devo fare la G di Gabriele, facciamo la R di Roberta e poi vediamo qualcos'altro. Adesso metto i guantini per le dita, poi magari accelererò il video perché sennò a tagliarlo tutto, questi così qui, che per le mie dita, che te lo dico a fa, tagliamo il pezzo. Thank you.
le lettere che ho fatto, poi vedremo come vengono asciutte. Aspettate, vi faccio vedere. Allora, ho fatto un numero 20 perché poi mi serve per il mio anniversario. E le lettere, queste qui, questa l'ho fatta ora in nero, vediamo cosa viene fuori. Questa qui e la L, la R, questi due in teoria dovrebbero venire con la tecnica Petri Dish, ma non so cosa verrà fuori. Niente, ci vediamo dopo. Ciao. Allora, vediamo come sono venute. No, per essere la prima volta l'effetto c'è stato, molto bello, molto molto bello, mi piace, bello. Sto qui con la D dei fiori, con i fiori, questo è un po' piegato, vabbè. Poi li sistemo tutti. Bello. Bellissima questa. Adesso mi ho messo il flash perché sennò non rende. Poi. Questa che l'ha avuto mio figlio, con la foglia oro. Sì, è venuta bene. Poi le monterò tutte dopo. Questi qui brillantini. Normale. Questa con effetto Petri Dish. Allora. Si vede, mette a fuoco, non mette a fuoco, ah, così si vede, sì, c'è, ma non è che mi fa impazzire, poi ti è scappato dentro anche un flakes. Vabbè. Per essere la prima volta alla fortuna del principiante. La di Andrea. Questa è bella, bella. La R. Non so se lo regalerò a mio papà, perché lo rischio Marino. Mi piace. Siamo a fondale marino. Bella, 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 va? Bello qui dove c'è il verde. Bello, bello, bello. Lo risistemo. Il 20, che è per l'anniversario, perché alla fine facciamo i 20 anni.
Poi anche il giorno del matrimonio, era il 20. Il 20 di aprile. Oh, che bello. Se Gabriele avrebbe detto che sembra un prato notturno. Se era qui. Effetto oceano. Questo qui. Soddisfatta, i colori andavano bene, si vanno messe 2 o 3 gocce di ogni colore, non esagerando. Bello lo stampo lucido, bello. Niente, adesso poi le monterò queste qui e vi faccio vedere in questo video qua, non scappate. Allora, dopo lo scopriamo, vi faccio vedere. Allora, mi sono portata avanti, alcuni li ho già fatti. Vi faccio vedere cosa c'era. Allora, nel kit c'erano i chiodini e gli anellini, i portachiavi. Il buchino l'ho già fatto col Dremel. Devo portarmi avanti, se no il video dura una vita e mezza. Allora, Gabriele l'ha voluto qui. Potete anche abitarlo a mano, non è che. Potete fermarlo anche con la resina UV, ma col Dremel, se fate state un po' indietro. Ok, a mettere il gancino faccio, allora prendiamo gli anellini che sono compresi nel kit. Io apro semplicemente l'ultimo anello, inserisco tutto. Poi, siccome ho preso le nappine, stavo vedendo quella che ci stava meglio. Allora, sì, Gabriele aveva detto rossa. Mettiamo un anellino, adesso io le finisco velocemente con la nappina, però volevo mettergli qualche perlina, qualcosa. E il portachiavi semplice, carino e veloce. Adesso poi vi faccio vedere gli altri. Questo, allora, il chiodino l'abbiamo già messo. Inserisco il portachiavi. Facciamo così. Allora, chiudiamo questo. Aspettate, perché io vado avanti il telefono. Si fa abbastanza fatica. Ok, questo poi mettiamo la nappina. Siccome avevo fatto questo qua, se vi ricordate nel video degli esperimenti, e siccome hai i fiori abbinati, volevo vedere se con l'anellino attaccaglielo qui in più, fare una cosa così. Adesso iniziamo ad attaccare la nappina, vediamo se ho un anellino più grande. Ma questo qui mi sa che lo tengo per, vediamo se entra, se no devo trovare un'altra soluzione. No, aspettate, allora questo vediamo dopo. Rimane semplice, io poi questo qui voglio metterci questo e ve lo faccio vedere dopo. Vediamo
mettiamo da parte, facciamo l'ultimo. Allora ho voluto la X. Allora no, ma quasi quasi gliela mettiamo. No, cambiamo. Questo qui lo metto su questo qui. Sì. Niente, facciamo il cambio. In un attimo. Facciamo il contrasto. Ok, sì, ci sta meglio questo. Allora, questo facciamo dopo. Queste sono belle anche per fare dei pensierini. Allora, no, chiavi. Stavo iniziando al contrario, fa niente. Tira, ho una mano che trema. Come mai? Ma. Allora. Così. Ok. Non mi chiedete perché ha voluto la X, ma non lo so. Gli piaceva la X. Allora, qua, chiudiamo, beh, bello anche questo, poi magari metto qualche perlina, adesso vediamo qua, quelle più femminili, diciamo, quelle che mio figlio le perline non le vuole. Quindi, allora, adesso vi faccio vedere, le faccio vedere tutte e finisco quella lì intanto. Ok, allora, questo finito di montarla è venuta così, quindi non va sprecato neanche il ciondolino che avevo fatto con la resina UV. Direte banale perché le vediamo tutte in giro, però a me piaceva fatto così, ognuno ho deciso di montarli come li ho visti in giro anche. Poi, queste, la X. Questo l'ho montato col verde, questa col giallo, però ripeto, aggiungerò qualche perlina in più, la N, la L, vabbè, la G che avete visto un po'. Poi cosa c'è? La C, prigionata l'anello, la C, e poi infine la A. Ripeto, possono essere pensierini carini anche da regalare o anche per i mercatini, secondo me possono andare tanto. Questi ho fatto il buco alla fine, poi vedrò come montarlo, devo anche pulirlo, anche questo qui. E niente, devo dire lo stampo è molto bello, io ve lo consiglio, vi lascio ancora lo sconto, il codice sconto, io vi consiglio questo stampo, bello bello bello. Poi dai consigli che mi avete dato, anche che va bene anche con la resina UV perché è trasparente come stampo e quindi si asciuga facilmente. Niente, io vi aspetto in un prossimo video e se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su. Ciao.